Concerti nel Tempio, una grande rassegna spettacolare. Grande Daniele, siamo stati onorati di essere stati inseriti in questa rassegna. Arrivare a Roma, essere sistemati nella sala, trovare questa bellissima chiesa con le canne d'organo al centro che ci dicono veramente qui la musica è padrona. E poi dalle prime note abbiamo subito sentito questa meravigliosa acustica, dagli armonici piuttosto argentei. Dove così poter cantare bene sia il Rinascimento sia i brani più moderni. Abbiamo voglia di tornare, prendere bene nota. È una grande cosa quella di poter mettere online in diretta il concerto. L'hanno seguito alcuni parenti in Brasile, in Russia e in altri posti del mondo e questo è senz'altro un merito. Complimenti. Rimarrà sicuramente molto impresso, anche grazie al fatto di aver cantato in una chiesa così bella. A me è piaciuta molto l'architettura della chiesa valdese, in particolare la decorazione dei lampadari. Ascoltando l'altro fantastico coro che ha cantato con noi, ho avuto modo di osservare e apprezzare le bellissime decorazioni della chiesa in stile Liberty. È stato emozionante sentire gli altri due cori e come anche loro, come noi, arrivano al pubblico. Mi è piaciuto molto come il presentatore riusciva a mettere a suo agio tutte le persone all'interno della chiesa. È stato bellissimo cantare con l'altro coro e sentire quanta potenza possono avere dei ragazzi anche comunque abbastanza giovani. La cosa che ho trovato più bella di questo concerto è che il pianoforte era vero. È stato bello vedere come gli uomini del Grifon Coro usano la loro voce armoniosamente. A me è piaciuto il pavimento della chiesa perché essendo una ballerina del brano Clap Your Hands è stato molto pratico per la spaccata finale. Ho trovato il concerto a Roma molto interessante. L'organizzazione abbia deciso di pubblicizzare l'evento su internet, soprattutto per il fatto che con la sempre maggiore industrializzazione dell'elettronica è accessibile il coro anche online.